Buongiorno a tutti e bentornati al nostro appuntamento con la buona cucina. Come al solito qui con me il nostro grandissimo chef Renato Grasso. Ciao Tu sei più grande di me, Renato. però. Grandissimo, tu In sei più cucina grande. sei molto più grande tu, Non è che sicuramente. 1,70. E saluto la nostra Giovanna, Ciao, ciao a la tutti. nostra preziosa sommelier. Renato, cosa bolle in pentola oggi? Ma volevo fare dei pici. Che hai già messo Questo nell'acqua per forza ci bollente. metterò 3 giorni a cuocere. Sì. Li facciamo tipo alla Vediamo. puttanesca, diciamo, Sempre tipo però, Sì. tipo. Che non sarà una puttanesca, ma sarà un po' più. Dai, dai, dilla su, ormai sei partito. Sarà più puttanella che Una così. puttanella, la pasta alla puttanella di Renato. Olio. Un po' di aglio. Aglio. Poi mettiamo un po' di pomodoro. Pomodorino che hai tagliato. Pizza tutto. Stai lontana da me. Stai lontana da me. Perfetto. Poi. Poi a questo punto mettiamo un po' di capperi. Sì. Sono stati disalati, eh. Questi erano capperi sottosale che li ho disalati. E per avere comodità li ho messi dentro un vasetto. Allora. Ma se tu mi fai mi porti via. Cosa per? Cosa mi pensi? Le olive taggiasche Sgosolate. sgocciolate. Ecco qua, bene. Andiamo a mettere un po' di uva sultanina. Ah, ecco, aggiungiamo l'uva sultanina, vedi? Che dà un po' di curiosità al piatto Sì, comunque. sì. E delle E delle noci. noci, belle rosse, sai che ti. Che quando Proprio ti. senza spezzettarle, così intere. Poi ci mettiamo. Ah, Una bella bravo, del dose di tabasco. tabasco, ohia. Senza Non è che abbiamo esagerare. bevuto, no, no, perché è la prima. Lo senti il profumo? Sì che lo sento. È veramente una pasta interessante. Infatti sono curiosa di chiedere a Giovanna cosa abbiniamo, proprio per il fatto che ci sono tantissimi sapori qua Sì, dentro. guarda, ci abbiniamo lo shaak tra, cioè letteralmente schiaccia e toglie il mosto. È un vino rosato corallo, molto delicato e leggero, per non andare proprio a coprire poi appunto questo bouquet di sapori che troveremo nel piatto, ma ad armonizzarli con questa piacevolezza, con questa rotondità. È molto morbido, piacevole e io ci metterei questo. Ti ringrazio molto A Giovanna. voi. Sei Intanto, notato? sì. Non ho messo di sale, ho messo quasi niente sale. Perché ci sono i capperi che sono salati, sono le olive che sono salate, e Sì, quindi prima quindi di rischia farmi, poi di essere rischia di sì, prima di farmi eccedere. prendere per le orecchie da. Intanto i pici Sì, sono questo belli. proprio Cotti. Belli, devo eh sì. assaggiarla. Ancora lì. Sì, no, è particolare proprio tutto questo contrasto che si crea nel Eh sì. sughetto. Eccoli qua. Mi fai saltare ancora un attimo. Mi dà un po' di acqua. Mentre tu finisci la cottura, io ne approfitto sempre per ricordare che basta chiamarci e tu ti precipiti per andare a cucinare a casa delle persone, per dei Anche tu. catering. Anch'io, e vengo anch'io. Io accompagno Renato, faccio l'aiuto chef. Ci portiamo anche Giovanna che ci aiuta a scegliere Beh, i vini. Partiamo tutti Giovanna ce quanti. la portiamo sempre se ci va bene, perché se lo fa solo vedere, mi dispiace. Me ne conviene una volta, poi va bene, viene Allora più, dobbiamo eh. portare anche l'autista, perché se lui, Certo, affittiamo un dopo che abbiamo bevuto, pulmino. se aspettiamo che guido io è un Scusa, dramma. eh. Perché se fa come adesso, che fa, A poi dopo vedere, poi ci toglie la poi bottiglia, non mi ci fa toglie la vedere bottiglia niente perché dice dopo, no, è vero. dobbiamo andare a casa, mi Hai dispiace. ragione, cosa ci Guardate che è un serve? momento di crisi, ragazzi. Eccolo qua, intanto in piatta. Bravo, Questi sono veramente appetitosi, eh. veramente. Sì. Sono appetitosi e anche abbastanza piccanti, perché risentono l'odore, il Sì, lo sento profumo, anch'io. eh? Sì, si sente da qui. Allora, L'odore ci è del andato. tabasco. Allora segui il tuo stesso consiglio e non farceli solo vedere. Esatto. Ma io questi qui, guarda che porzione, guarda che porzione. No, ce la Fantastici, mangiamo adesso Questa non è sarà una mangiamo. porzione, eh. Questa è una. Guarda, guarda che bello. Sì, no, ci ha fatto un bel Spettacolo. piatto, devo dirlo. Adesso qui però ci mettiamo Meraviglioso.
Mettiamo una grattata, dove andrà a finire quella? Non lo so, qui non c'è. Di grana? L'hai tolto. Beh, ma mettici la scaglia, è buono lo stesso. La cucina è una cosa creativa, Al momento quello che troviamo lo usiamo. Cioè. Sì, guarda che bello in scaglia così, è anche un po' diverso, no, all'occhio. Splendido. Perfetto. Ma non è precisino. No, perché non mi piace che tocchi i bordi, no? Sui bordi eventualmente qui non ci sta male, sporcare il bordo così. Ecco qua. Perfetto. E semo? Magnifico. Wow. Abbiamo il nostro vino, abbiamo parlato tanto di assaggiare, adesso lo faremo sul serio e diciamo a tutti voi buon appetito. Buon appetito.